Martedì 21 dicembre torna in edicola con il quotidiano Il Centro il magazine Sci Abruzzo. Percorsi turistici, grandi nomi dello sport intervistati, progetti per il territorio e sicurezza. Sono solo alcuni dei temi del magazine che torna dopo lo stop per la pandemia. La presentazione dei contenuti questa mattina a Ovindoli nel Pala Magnola, alla presenza dell'assessore al turismo della Regione Abruzzo, Daniele Damario. Come Regione Abruzzo siamo stati vicini al comparto dello sci, vorrei ricordare che proprio ieri è uscita la determina per i ristori per le scuole sci, per i maestri di sci. La settimana prossima usciremo con un bando di circa 10 milioni per ristorare le attività ricadenti nei comprensori sciistici. E sicuramente ha un valore simbolico, ma un valore anche concreto, perché ci aspettiamo una bellissima stagione sciistica. Ringraziando il Dio la neve è già caduta abbondante sulle nostre piste, quindi ci aspettiamo un'annata, una stagione sciistica importante per Regione Abruzzo. Dopo lo stop dello scorso anno, presentare lo Sci Abruzzo in allegato al centro qui ad Ovindoli anche per noi è fondamentale, soprattutto per la ripartenza e per far capire agli utenti come si deve ripartire sulle piste da sci. La neve è ottima non solo qui sul nostro comprensorio ma su tutte le stazioni abruzzesi, quindi noi ci riteniamo soddisfatti di poter fare una buona stagione. È un appuntamento importante, importante per l'Abruzzo, importante per tutte le stazioni sciistiche, perché mette in evidenza le nostre eccellenze, mette in evidenza quanto è bella questa regione da un punto di vista delle sue stazioni sciistiche montane, quanto sono importanti i vari operatori socio-economici, a partire dai maestri di sci, gli impiantisti e tutti quanti gli albergatori. Quindi è un appuntamento che va riproposto ogni anno e che vede i categoria dei maestri di sci e naturalmente anche il comune di Roccaraso come sindaco presenti e parteciperanno sempre a questa iniziativa. Il nostro magazine, che verrà dato in omaggio con il centro martedì 21 dicembre, è una guida alla montagna abruzzese, è un modo per avvicinare i lettori, non solo i lettori, i turisti, tutte le persone che amano l'Abruzzo e amano le montagne abruzzesi, ad avvicinarsi a questo mondo che è spettacolare. E ci saranno moltissimi servizi attraverso le voci delle persone che rappresentano un po' questo mondo, dai maestri di sci, dai presidenti del collegio dei maestri di sci, del comitato della FISI. E poi ci saranno delle sorprese. Una di queste è che oggi, quest'anno, abbiamo un testimonial d'eccezione. Siamo riusciti ad intervistare Gustav Teni, che è il campionissimo dello sci mondiale internazionale di tutti i tempi, uno dei più grandi campioni di sci, che ci racconta il suo rapporto con l'Abruzzo, oltre a tutta un'altra serie di aneddoti e di ricordi.